Buongiorno a tutti, oggi vi mostro come preparare in modo ordinato le spese mediche, ovvero tutti quei documenti che ci serviranno per preparare, compilare la vostra prossima dichiarazione dei redditi 2020 per 2019. Cosa ci serve? Beh, prima di tutto tutti i documenti, quindi giustificativi per spese mediche del 2019, ma attenzione, solamente a quelli parzialmente o interamente pagati, da voi pagati, dall'1/1/2019 al 31/12/2019. Quindi possono essere, per esempio, anche le fatture datate 2018 pagate nel 2019, anche solo parzialmente, ma non potranno mai essere invece le fatture datate 2019 ma pagate nel 2020. Io, per esempio, in casa ho trovato questi tre tipi di documenti. Uno scontrino di una farmacia. Una fattura di un medico e una fattura di un ospedale. Ovviamente i documenti sono stati oscurati per la parte dei dati sensibili. A questo punto cosa dobbiamo fare? Beh, prima di tutto dobbiamo suddividere i documenti, i giustificativi, in due categorie. Da una parte mettiamo tutte le farmacie o le parafarmacie, quindi tutti gli scontrini. Dall'altra mettiamo tutte le fatture e tutte le ricevute. Partiamo dagli scontrini. Li ordiniamo in ordine cronologico, quindi rispettando l'ordine della data di emissione. Una volta che li abbiamo ordinati secondo questa logica, indichiamo in alto a destra su ciascun documento il numero progressivo dello scontrino. Quindi in questo caso 1. Prendiamo poi un foglio bianco e cominciamo ad attaccare, rispettando questo stesso ordine, tutti gli scontrini. Utilizziamo lo scotch, oppure se preferiamo possiamo utilizzare anche la pinzatrice. Attenzione perché la pinzatrice deve essere utilizzata solamente negli spazi vuoti dello scontrino, quindi non sullo scritto. Per quanto riguarda lo scotch, invece, attenzione a non attaccarlo sopra lo scritto, perché col passare del tempo lo scritto sbiadisce e quindi non solo lo scontrino diventa illeggibile, ma pian piano diventa anche non utilizzabile, quindi un documento non più utilizzabile. Altra indicazione importante, gli scontrini devono essere appiattiti, belli leggibili e non devono essere apposti storti, quindi uno che copre l'altro, piuttosto che tagliati a metà o piegati in qualsiasi punto dello scontrino. Una volta che abbiamo riempito tutti i fogli, andremo a numerare i fogli secondo un ordine cronologico. Quindi indicheremo come primo numero il numero del foglio e come secondo numero il numero totale dei fogli che abbiamo compilato, che abbiamo riempito di scontrini. Questi li mettiamo da parte e passiamo poi alle fatture e alle ricevute. Utilizziamo la stessa logica, quindi riordiniamo in ordine cronologico, quindi in questo caso in ordine di data fattura, tutti i documenti e sugli stessi andiamo ad indicare in alto a destra il numero progressivo del documento. A questo punto possiamo scegliere se fare una o più scansioni oppure una o più foto dei singoli documenti. Attenzione, sia per gli scontrini che per le fatture, le foto o le scansioni devono essere leggibili, molto leggibili. Se dovesse capitarvi di avere degli scontrini semi sbiaditi o sbiaditi,
Lasciateli comunque attaccati al foglio. Valuteremo noi poi se prenderli in considerazione e l'unica cosa che potete fare è una foto o una scansione il più leggibile possibile. Una volta completati questi due lavori e una volta scansionati tutti i documenti o una volta fatte tutte le foto, noi le riceveremo valuteremo quali prendere in considerazione e nel caso poi vi faremo sapere. Quindi la procedura è conclusa, buon lavoro!